Ciao ragazzi, allora questo è un video mukbang in cui, vabbè, mukbang in cui Dario facciamo una chiacchierata con voi, però un video speciale in cui a me piace fare questi video perché noi siamo veramente così molto naturali, è un modo per rimanere comunque in contatto con voi. Anzi, ho appena pubblicato una foto su Instagram dove vi ho chiesto delle domande, quindi adesso mi vado ad allenare e nel frattempo che voi vi scatenate su Instagram, quando torneremo faremo questo video in cui mangiamo del sushi, la prima volta che abbiamo chiamato Just Eat, siamo veramente preoccupati e mangeremo sushi chiacchierando con voi. Però vorrei comunque darvi un messaggio anche positivo in questo video, quindi anche di vita sana. Come sapete, a me piace mangiare, ma piace anche stare in forma, quindi ovviamente io adesso mi vado ad allenare e il consiglio che vi posso dare è: quando avete voglia di farvi una bella mangiata, fatela sempre dopo l'allenamento, perché dopo l'allenamento quello che mangiate va a costituire i muscoli, quindi ovviamente è meglio mangiare di più dopo un allenamento bello sostanzioso piuttosto che una giornata magari in cui non avete fatto praticamente nulla. Ciò non toglie che se anche in quelle giornate in cui non avete fatto nulla volete fare una mangiata, fatevela, insomma, chi ve lo vieta. L'importante è stare bene con se stessi. Io però vi voglio consigliare quali sono i prodotti che mi stanno aiutando. In particolare, per stare in forma vi consiglio questo qua, adesso ve lo faccio vedere, che mi sta aiutando tantissimo. Questo è il nuovo programma Slim di Fitvia, quello che ti aiuta in 4 settimane a ritrovare la forma. È davvero favoloso, quindi se andate sul sito Fitvia, vi metto il link nei box info, ne trovate vari, più rapidi, meno rapidi, aiutano tantissimo a perdere peso. C'è anche la guida, sono molto ben strutturate, mi sto trovando davvero bene. Adesso faccio vedere un po', sfogliando un po', ci sono tante ricette, tanti consigli anche proprio di allenamenti, esercizi casalinghi. Poi da qua dentro è troppo carino, esce anche la corda per esercitarti, escono tanti prodotti che io amo di Fitvia, che sapete che uso sempre, quindi vari tè, esce i muesli, questi sono buonissimi, nello yogurt, nel latte, la Battle, questo è buonissimo, il nuovo shake al cioccolato che mi porto sempre quando vado in spiaggia a pranzo, oppure ad esempio se so che la sera, ecco, devo fare una bella mangiata, mi faccio questo qua a pranzo e mi toglie tantissimo la fame ed è buono, che io amo il cioccolato. Quindi ragazzi, io questi prodotti ve li straconsiglio. Ovviamente io vi consiglio di prendere questo set perché davvero funziona. Io ad esempio da quando sto iniziando veramente mi rendo conto che ho tantissima meno fame, quindi mi tiene proprio a bada la fame, l'addome molto più sgonfio e in più riesco a bere di più grazie ai tè di Fitvia. Soprattutto i miei preferiti sono il vanilla e il nuovo gusto, quello al cocco. Riesco a bere molto di più perché prima bevevo pochissimo, quindi ve li straconsiglio perché sapete che bere è importantissimo. E però li potete acquistare anche separatamente sul sito Fitvia. Io vi lascio il mio codice sconto, che è sempre valido ed è Carlita10, sia se prendete la box appunto per il programma di perdita di peso. Questa è fantastica perché qua ci avete tutto, ragazze, c'è un sacco di roba, ci sono anche altre cose che io sto usando, quindi ce l'ho di là in cucina. Poi andate sul sito e vedete tutto, e veramente con questa perdete peso, ritrovate la forma, quindi proprio sprint prima dell'estate. Però qualora vi vogliate prendere i prodotti separatamente potete farlo, il mio codice Carlita10 è sempre valido. Io adesso mi vado ad allenare, poi torniamo, chiacchieriamo un po' insieme e ci facciamo una bella mangiata di sushi. Ciao ragazze! E finalmente è arrivato il sushi! Abbiamo ordinato da Just Eat, prima volta, proviamo. Ho preso un sacco di cose. Qua c'è una sorpresa! Guardate quanti ne ho presi! No, vabbè, amore, anche i temaki. Questo è tutto il sashimi, godurioso, buonissimo! Qua ci sono anche le uova di salmone che io amo, lo zenzero che io amo, ho preparato insalate, cetrioli. E mangiamo, amore! Ah, la salsina! Eccolo! Ragazzi, dimenticavo la mia salsina, me lo chiedete sempre. Allora, qua mischio salsa di soia con limone e qua metto rucola, basilico, un po' di salsa di pomodoro, un po' di limone, un po' di salsa di soia, un po' di sale, aglio e basta,
Tabasco un po' lo aggiungo io perché a Dario non piace, viene buonissima. È un po' d'olio. Yummy, buon appetito! Siamo pronti, dai! Ragazzi, Ciao ragazze! eccoci qua con un nuovo video mukbang! Siamo felicissimi di fare questo video con voi perché io oggi non mi sentivo tanto bene. Per riprendermi un po', Non mia moglie ha sente detto: bene e mangia esatto, sushi. mia moglie ha detto: ordiniamo un po' di sushi. La prima volta che ordiniamo da Just Eat il sushi è venuto un pochissimo tempo, è No, è vero? una mezz'oretta. Dobbiamo soltanto provarlo. Ora abbiamo preso tantissime cose. Qua c'è una sorpresa che l'apriremo dopo. E dobbiamo rispondere anche alle domande che ci hanno fatto loro. Voi mi raccomando, seguitemi su Instagram. Seguite anche Dario su Instagram, che c'è il suo profilo. Sì, Che ragazzi, io, seguitemi, faccio Dario, divertire. Dario su Instagram. E io ho fatto delle domande. Ho detto, ragazze, fatemi delle domande, così adesso rispondiamo un po' Vai. alle vostre domande. E soprattutto, lasciate un bel like se vi O due piacciono like, questi uno video. due, Lasciate uno due. tanti like per me e mio amore, che ci divertiamo un Sì. sacco. E soprattutto, mio amore è contento perché mangia. Per Sì. il prossimo video, Ah, ma tu non puoi suggeriteci. mangiare Perché? perché si fa male allo stomaco. No. Prossimo video, mukbang, cosa Pizza, mangiare? Ditecelo. E ragazzi, pizza. anche se ci volete fare delle domande, magari nel prossimo video mukbang risponderemo alle domande sotto questo video. Ma ragazzi, avete visto Pizza. la mia maglia? Cioè, la mia maglia è intonata Vabbè, al da un po' di sushi con tutti, sushi. amore, con tutti i sushi che lui ruba. Ok, iniziamo subito. Ragazzi, ci avete fatto miliardi di domande sulla foto che ho postato su Instagram. Adesso siamo di rispondere il più possibile. La domanda è: quando avete intenzione di sposarvi? Amore, cin cin, non Cin cin. iniziare a sudare. Non si brinda con l'acqua, vabbè. Tra poco siete invitati tutti al nostro matrimonio. Con questa domanda mi stavo affogando, amore. Iniziamo a prendere, iniziamo a Devo mangiare dividere. lui. Che buoni questi! No, vabbè, questi sono fantastici. Praticamente c'è tutta la copertura di sushi. No, vabbè, adoro. Vero, amo? Cioè, ho scelto benissimo, ragazze. Brava. Veramente non so se riuscite a Ma vedere. tu mangiane Praticamente, poco, no, perché amore. c'è E ti fa tutta la male lo stomaco. copertura di sushi sopra. Ma guarda, e poi dentro c'è anche il tobiko, cioè quello là, come si chiamano quelle cose? Le uova. Buone. Cioè l'apparenza è veramente molto molto buona. Adesso inizio a mettere un po' di tutto, vabbè, che noi lo sapete che ci scofaniamo tutto comunque. Siamo molto amanti del sushi e di qualsiasi cosa Amore, commestibile. mangia poco tu. Ma tu ti svegli Amore, alle 3 di notte. è vero, ragione. Così vai. Cattivo. E amore, tu dopo mangerai il wasabi per punizione. Tu mangerai tutto il wasabi per punizione. Ok, iniziamo. Allora, quando ci sposeremo? Dobbiamo rispondere alle domande. Buon appetito, Ragazzi, tra ragazzi. poco siete tutti invitati al nostro matrimonio, l'ho detto, Io penso che i ragazzi vogliano sentire una data. amore. La data non la so neanche io, pensa un po'. No. La data è segreta, ragazzi, la so io e la chiesa. Ragazzi, adoro. Ditemi un po' voi come siete nei commenti, Ragazzi, come buonissimo. mangiate, perché spesso mi dite che io mangio male. Io sono molto, ho sempre fame e mangio molto, quindi mangio, sì, mangio male, me ne rendo conto. Voi come siete, più masticate pian piano, cioè vi invidio, io sono totalmente ingorda. Vabbè, mangia con la bocca chiusa, prima cosa. Chiuso sempre. Ovviamente nei video mukbang si deve anche parlare, quindi come sto Parlando. registrando? A chi vedo qua giù? Ti C'è Rec. picchiamo dai. Scherzetto. Vabbè, passiamo alla prossima domanda perché Dario si vuole sbilanciare. Amore, te l'accorgi quando ero finito? Sto registrando. Dobbiamo comprare un altro di sushi. Allora, quando vi siete conosciuti mi saluti, certo ti saluto Arianna Barattolo. Ragazzi, Arianna è un Barattolo, barattolo. che Tu diciamo una carina. cosa e tu dici. Un Cioè, ci baratto. siamo conosciuti in palestra. Nel lontano 2010. Ma quando? 2 anni fa. 2 anni fa. Solo che quando ci siamo conosciuti, io e Dario, io ero felicemente fidanzata. Quindi non mi filavo nessuno perché. E lui, tu eri fidanzato? No, Dario non era fidanzato. Che cosa hai pensato la prima volta che vi siete visti?
Cosa ha pensato l'uno dell'altra? Io questa detto, è bella questa domanda. Ho detto, chi è questa bella ragazza? Nigiri, ragazze. Adoro. Veramente ho pensato questo. Che carino. E poi? E poi domandai allo istruttore chi era questa ragazza. Mm-hmm. E detto, quella sta su YouTube. È carino. E detto, che fa su YouTube? I video porno. Dario ha convinto YouPorn, no YouTube, non sapeva dell'esistenza di questa cosa di fare video su YouTube. No, vabbè. Ah, ma queste sono anche le alghe, eh. Tu le avute? Sì. Ragazzi, io le adoro, sapete. Le mangio, ci metto un po' di salsa di soia. Ci ho dato anche queste cose. Questa è la salsa di soia, non puoi farci aprire, per favore. Io leggo nel frattempo altre domande. Domanda. Chi è il più geloso fra voi due? Questa è bella. Diciamo che... Qua? No, amo, qui. Diciamo che... Amore, tu l'hai messo qua, l'hai messo proprio sopra, amore! Perché con Dario non mi riesco a incazzare? Dici la verità, non mi incazzo mai con te. È troppo, amore. Dire bugie, amore. Amore, ma tu... Cioè, capito? Io sono la persona più calma del mondo con le cose che fai tu. Non scherzo, Dario, un angelo. Comunque, ragazze, questi, amore, questo te lo prendi e te lo metti tutto in bocca, vi giuro, ragazze. Amore, ma come vanno? Te lo metti tutto in bocca? Il sushi! Non ci penserò male. Ragazzi, guardate come sono belli. Li ho comprati io. Non vero? Sono a frutta. Dove li hai presi? Al centro commerciale, mi ricordo. Sì, è vero. Ma odore di frutta. Non è vero, ovviamente. Limone, amo mangiare pezzetti di limone. Quindi dicevamo, Dario, per far capire Dario com'è geloso, vi dico che Dario non mi vuole far andare a fare un viaggio con una mia amica. Minima. Non mi vuole fare uscire. Non mi vuole far andare a ballare da sola. Minima. Ma come minimo? Che significa? Scusa, amore. Ma tu ti devi fidare. Perché non mi fai andare? Scusa. Perché sono locali molto pericolosi. E poi Dario è gelosissimo di tutti i ragazzi. È vero, amore? Lo ammetti che sei geloso? Comunque è buonissimo questo sushi, mi sto consolando. Cioè, invece di dire mangio una pizza con la mia amica, no, vado a fare un viaggio con la mia amica, vado a andare in discoteca. Ma scusa, ma perché i viaggi non si fanno con le amiche? Ma se non sei fidanzata? No, vabbè, comunque non vogliamo scherzare, scherziamo, ma io se ci devo andare io ci vado, perché comunque... Io ti lascio. Quello va bene. No, per scherzo, non è vero. Allora, sapete Dario come fa? Inizia a dire, perché non posso venire pure io? Perché non mi puoi venire? Lascio solo a me qua. Io lo faccio prima, come a Santo Domingo. Ti prende, no, ti prende per... ti fa tenerezza, capi? E tu dici, vabbè, vieni pure tu. Allora, vediamo un po'. Questa è bella. Cosa vi ha colpito l'uno dell'altra fisicamente? Questa è molto hot come domanda. Molto hot, piccante, hot, ragazzi. E 10. Questa è bella. Comunque questi sono i più buoni del mondo, vi giuro, questi qua. È vero, amore, che sono buonissimi questi. Abbiamo scelto bene. Allora, cosa ti ha colpito di più fisicamente? Sincero. La risata. Mi rideva sempre. No, vero. Li devo sempre prima, mo piagna. Mo piange. Ma come si fa piangere? Allora, Carlita quando piange. Piagnucolo. Ma no. Fisicamente una parte del mio corpo, scusa, che cavolo è la... Io ti ringrazio perché tu sei metaforico, sei filosofico, ma devi dire una parte del mio corpo che ti ha colpito. Che zizzo. Il sedere. Bene. Che romanticismo. Io invece sì. Io appena ho visto Dario ho avuto la sensazione, non so come spiegarvi, perché a me Dario, vi ripeto, non mi è mai piaciuto fino a pochissimo prima che ci mettessimo insieme. Non ho mai pensato a lui dal punto di vista amoroso, era semplicemente un amico.
Però appena l'ho visto la prima volta, lui aveva quest'area un po' goffa, no? Simpatica, da tipo divertente, perché lui così è amicone. E appena l'ho visto, lui è venuto così. La cosa che mi ha colpito di più è stato il suo sorriso, perché proprio c'aveva un sorriso in modo, cioè, bellissimo, smagliante, che proprio mi ha trasmesso tanto. Grazie amore. Ti giuro, ho detto e ho pensato subito, wow, cioè, che bella persona deve essere. Poi ho sentito come una cosa, non so, come un'attrazione, ma non un'attrazione fisica, una cosa come, cioè, mi ricordo, insomma, la prima volta che io l'ho guardato. Non è vero, sto parlando seriamente. Cioè, rispetto a tante altre persone, no? Che ho conosciuto 2 anni fa, comunque. Io sono andata in quella palestra il primo giorno, no? E l'ho visto, il primo giorno che sono andata in quella palestra che era nuova. E ho incontrato tante persone nuove. Infatti, mi metto un po' di salsina qui. Ma nessuna mi ricordo lo sguardo e cosa, la sensazione di benessere di quando l'ho vista, quindi vabbè. Andrete ad abitare insieme? Ancora. Più insieme di così? Ah, così? Che bello! Fateci una foto? Bene così? Sì. Amore, no. Amore, lasciami, devo mangiare. Abbiamo un bel piatto di sashimi. Io adoro i gamberi crudi, vi giuro. Andiamo. Amore, posso mangiare tutti io i gamberi crudi? Posso prendere con le mani? Amore, quante domande si fa? No, divido, no. Divido con mio amore. Questo c'è anche il tobico sopra. Comunque, la cosa bella, ragazzi, è che dovete sapere che da quando io e Dario ci siamo messi insieme, praticamente abbiamo sempre vissuto insieme, perché lui praticamente si è appropriato della mia casa e della mia... No, amore, non è la tua casa. Scusa, perché non è vero che tu ti sei trasferito qua. Mi sono trasferito, ma la casa mi ha detto il proprietario, vai, vai. Il proprietario ha detto vai. Certo. Comunque, no, vabbè, scherzo, però è così. Madonna, quanto è bello. Va bene così. Prendo due. Sì. No, io mi prendo questi due camere perché mi piacciono. A me no. Fammi questa, me no. E va bene così. Chi ve lo fa? Quale mukbang vi fa queste cose? Ma noi siamo così proprio nella realtà, eh. Io lo imbocco. Vero, amore? Lui non dice mai di no. Cioè, mettessi una pietra. No, non è vero. Che lui si fida del suo amore, vero, amore? Sì. Abbiamo sempre vissuto insieme, però l'ufficializzazione. C'è anche lo zenzero. Che buono, vuoi un po' di zenzero? No, no. Vuoi un po' di wasabi? No. Un po' di wasabi. Comunque, l'ufficializzazione ci sarà quando, nel frattempo c'è Pupi che vorrebbe mandare, quando noi prenderemo una nostra casa che stiamo cercando per mare e per monti, forse l'abbiamo trovata. E poi trovata. Li voglio tutti al nostro matrimonio. Al nostro matrimonio. E là poi ufficializzeremo, secondo me ufficializzeremo proprio che la nostra casa, perché questa non è la nostra casa. Quindi ci nella vostra casa? No, nella casa di Dio. Nella casa di Dio. Andiamo avanti, non speriamo. Dai. Ma non è forte questo labio. C'è Flavia, ti mando un bacio grande che ci chiede. Ciao Flavia. Avete intenzione di aprire un canale di coppia? E questo c'è da pensare. No, assolutamente. Troppo chiudo pure questo. Non se ne apro una. No, no, perché comunque io ho fatto di tutto per creare con lui qualcosa di concreto, no? Che fosse il nostro shop online. La nostra località shop. E là ci sentiamo veramente realizzate, qualcosa di sicuro, è qualcosa che si addice a noi. YouTube per me è e rimarrà sempre una passione, non è assurdo, non l'ho mai considerato un lavoro, un impegno, un grande impegno, ma non un lavoro. Quindi un canale di coppia veramente richiederebbe un grande impegno, che attualmente non possiamo, cioè sarebbe carino, però no, vabbè, magari però facciamo qua ogni tanto qualche video insieme, però ci sarà sto tempo. Considerate che ad esempio oggi
è una giornata libera che non sono andata a allenarmi perché non mi sentivo bene. Semplicemente noi a quest'ora siamo in palestra, torniamo a mezzanotte, ceniamo, andiamo a letto, lavoriamo tutto il giorno, quindi non c'è proprio il tempo. Mantengo questo canale attivo per il semplice fatto che mi piace avere un contatto con voi, è una passione per me parlare con voi, però non riesco a caricare tanti video, avete visto? Però amo fare video e restare in contatto con voi, condividere momenti spensierati come questo. Però sarebbe carina come idea, ma a me non c'è né tempo né... Non se può, non se può. Non se può. Se volete, seguitemi su Instagram. La birbantella, volete un figlio? Vi adoro. Ti mando un bacio grande, la birbantella, sì, già l'abbiamo detto. Sì, maschietto, la femminuccia. Allora, una domanda un po' indiscreta, vai che ci piacciono le domande scritte. Volevo chiedervi, avete tabù nei vostri momenti intimi? Oh mio Dio, un bacio, buona buffata, grazie Angela, ti mando un bacio grande. Che significa avete dei tabù? No, non mettiamo i tabù. Ragazzi, questo sashimi è buonissimo. Allora, visto che sono stata io stessa a chiedervi anche delle domande hot, dobbiamo rispondere, amore. Non ci sono tabù. Non ci sono tabù. E la canzone è Teneri per caso, ragazzi, sentitela. Qual è? Quando, amore, ti ho mangiato tutto il sassino. Sentimento, guacciamanna, non c'è mai pentimento. Cos'è questo, amore, questa cosa? Ragazzi, cos'è? Siamo una spugna. Ah, fammi vedere. Ma cos'è? Non riesco a capire cos'è, l'hai mangiato, ma che cos'è? Pesce? Sicuramente sarà pesce, amore. Non potevo mettere la carne. Amore, questo bene con la sopa di sarsina. Comunque ragazze, quando c'è amore c'è non c'è mai tabù, secondo me. Ragazzi, un tabù. Ciao ragazzi, vado via, arrivederci. Ciao amore. Ma amore, torna e nel frattempo cerco un'altra domanda. Pa pa pa. Questa è bella. Se potessi tornare indietro a qualsiasi età o tempo della tua vita, quale età o tempo vorresti? E vabbè, io ci sono parecchi momenti della mia vita che sono stati belli. Sicuramente quando ero piccola andavo a scuola, anche se io non amavo andare a scuola, però sicuramente stai più spensierato rispetto ad adesso, comunque c'hai lavoro, responsabilità, impegni. Però io credo che vivrei questo momento, io sono così proiettata nel presente e nel futuro che non... Buonasera. Eccolo arrivato. Che non mi piace tornare indietro con la mente, cioè sì, per ricordare, però poi quel che è stato e vado avanti. Te amore, torneresti indietro a quale epoca della tua vita? A 10 anni. Perché? Bello, vieni coccolato, tuo padre e tua mamma ti portano qua, torno qua, bello, senza problemi. Eh sì. Però poi si cresce, purtroppo si cambiano tante questo cose. Questo lo fai tu con tuo figlio. Questo lo farò con mio figlio, porterò a calcetto, a tennis, prima cosa. Questa è bella, come vi è venuta l'idea di aprire il Carlita Shop? Come ci è venuta l'idea? È stata così, per gioco. Non è stata un'idea, è stata una cosa una che cosa... così doveva andare, cioè noi veramente abbiamo seguito l'istinto, la nostra strada. Amore, non barare, stai prendendo di più. E soprattutto abbiamo fatto cose in tipo 2 o 3 settimane, abbiamo fatto cose incredibili, cioè che la gente fa in un anno, noi in 2 o 3 settimane abbiamo fatto, facciamo vai. E l'abbiamo fatto e ci abbiamo messo tanto cuore e tanto ce lo mettiamo sempre e soprattutto stavamo insieme da pochissimo io e lui, veramente da poco, è come se avessimo fatto un figlio alla fine, perché abbiamo creato questa cosa insieme. Io ho capito di poter contare su di lui, perché Dara è una persona veramente che sa lavorare, mi fido ciecamente di lui, in gamba, bravo, un lavoratore bravo. Anche mio amore è bravo. Io sono brava, io sono mito, amore brava, no scherzo ovviamente, io dal punto di vista commercialmente parlando io ero molto inesperta, lo sono ancora, lui invece è molto più esperto di me, perché comunque è commerciante da tanti anni, quindi ha più a che fare con
sporcato la maglia, o queste cose fiscali di cui io sono all'oscuro, sto morendo con lo zenzero, amore. Oh mio Dio. Andiamo con la prossima domanda. Ci avete riempito di domande grandi. Questa è bella. Allora, vorrò morire. Ma no. Cos'è per voi realmente l'amore? L'amore è tutto, non si può spiegare. L'hai fatto bellissimo, fallo vedere. Ha messo tutta la salsina sotto i macchi, l'ha riempito di salsina. L'amore è una cosa che ci la senti dentro, amore. Faccio un pacchettino. Mica l'amore. Insalata. C'è qualcosa che. Normale, è uno che ci tiene per l'altra persona. Cosa hai fiducia, realmente? Rispetto. L'amore racchiude tutto, no? Sì, però non è una cosa sola. La domanda è specifica, cos'è realmente l'amore? È una cosa che esce dal cuore. Sì. Che provo con l'altra persona, no? Però io penso che l'amore non lo decidiamo neanche noi. Fatta dentro, sì. Che le due anime si collegano in quel momento e quindi tu ami quella persona, cioè sì. La senti proprio dentro, vero? Questo è amore. Questo è amore. Ragazzi, questo è amore. Ma che bella, l'amore, realmente l'amore per il cibo, non scherzo. Secondo me, scusate, l'amore realmente confina molto molto con il bene, un amore puro. Cioè, per esempio, io con Dario ho un rapporto come se fosse di più dell'amicizia, però non, mai senza mancarci di rispetto, mai, cioè, non litighiamo mai, non... Che veramente, cioè, sì, però, mai, però non è che ci diciamo le cose pesanti, no. Oppure ci alziamo le mani, non so, qualsiasi mancanza di rispetto, ci facciamo i dispetti, no, non arriviamo mai a quel punto, perché veramente, cioè, io gli voglio anche tanto bene, cioè, non riuscirei, come voglio bene al mio cane, ci riesce a fare del male, secondo me quello, l'amore è puro anche per gli animali, raga, vero. L'amore è tutto ciò che ti fa sentire viva. Wow. Vi prego. Questi gamberi. Oh. Però... Non mi misuro. Ragazzi, guardate com'è bello questa. Ma è bello, ma questo è patatina. Questo è mio, No, ma qua è tu, questo è mio. Mi sto consolando. Allora, chi finisce prima si mangia quello dell'altro? No. Ma ragazzi, allora... Guardate pure le patatane. Le patatane. Allora... Se potesse essere due celebrity, chi vorreste essere? Ragazzi, ma io già sono Dario, che... Lui già crede di essere una celebrity. Ma... Io se potessi essere una celebrity... Kenyon Reeves, come si chiama? Kenyon Reeves. A lui piace molto. Sì. È buono, lo sento. Come persona... E come agisce? È molto umano. Oh, io vorrei essere non una persona molto ricca. Voglio essere una persona molto intelligente e molto diversa dagli altri, che ha capito qualcosa in più. Chi potrebbe essere? No, sceglierei di essere, non so. Lady Diana. No. Non so, ma no, una celebrity, un personaggio veramente, uno scienziato, qualcuno che ha scoperto qualcosa. Einstein. Va bene Einstein? Sì, anche un filosofo mi piacerebbe. Ah, questa è bellissima, ma non so se potremmo rispondere. Carlita, una domanda 8. Dopo quanto tempo avete fatto l'amore? Dopo la prima volta? Come dopo un anno? Ragazze, questo è buonissimo con le uova di pesce. Come si fa? Lo dobbiamo dire. Ah. Perché lo volete sapere? No. Non è cucchiaio. Dopo quanto tempo, da quando voi? Che so. E da quando ci siamo conosciuti, sì, dopo noi, praticamente è andata così, ci siamo conosciuti e poi dopo un anno, perché comunque ero fidanzata eccetera, dopo il sanguinaccio, ci siamo, io mi sono lasciata con mio ex e
dopo un po' di tempo ha avuto un momento un po' particolare e lui mi è stato vicino. Sì. E qua da cosa nasce cosa? Prima era un amico e io gli dicevo: Dario, non ti innamorare, guarda come siamo belli, siamo amici, che bella l'amicizia fra uomo e donna. E lui diceva: sì, no, io non mi innamoro, hai ragione, siamo solo amici. Il sushi c'ha unito. Il sushi c'ha unito? No, sanguinaccio no, e chiacchiere. Sanguinaccio e chiacchiere. Vabbè. Quest'anno non l'ha serata bevuto. Epica. Quest'anno no, perché io ovviamente sono stata male, sto male. Ma poi se l'anno prossimo stai in ospedale? Fai bene, te lo mangi tu. Vado da Alessandro, salutiamo. Ciao Alessandro, sanguinaccio e chiacchiere per tutto il mondo. Amore, ma cosa c'era qui? Oh, vabbè. Tutto c'erano le cose qua, le da mame. Falli vedere. Da mame. No, ah, grazie, non te mie. No, apri me. No, amore, tu non so male. Di fate di bortino di insalata. Sinceramente mi mangio il mio. No, ma questo è mio, questo è mio. Te macchi. Grazie, guarda come si mangia pure le cose mie. Non è giusto. Non c'è questo salmone, ma dove? Non è giusto, ma questo è mio. Non è giusto. È duro. Non è giusto. Comunque. Ragazzi, vedete vedere Carlita come offre il suo mangiare a me? No, guardate come video. Molta una ragazza che dà molto nella vita, vedete, guardate. Guardate. Amore, dai un po' di questo. Cioè, metti anche un po' di alga. Amore, dammi un po' di questo. Che è la lana. Guardate come altruista con le persone che dai mangiare. Guarda, sotto la sua forchetta è capitato lo zenzero, adesso devi mangiare. Comunque ragazzi, ti hai dato il primo bacio, a che età l'hai fatto per la prima volta? Vediamo, rispondi prima tu, amore. Primo bacio penso che avevo 8 anni. Ne ho 8 anni, ecco qua, arrivato, la rollover. Vabbè, non mi credo. Diamo. Sì, 8 amore, anni. 8 anni. E a chi l'hai dato questo bacio? A una bambina. Poi sembrare da una donna. No, vabbè. Voglio mangiarmi un po' di queste. Queste sono uova di salmone. Mi puzzano. Sono scorregge di salmone. Le vuoi? No. Te le do, cedo tutte a te. Le otte paline. Te le cedo tutte a te. No, vabbè, sono buonissime, amo. Poi nell'insalata. Guardate che faccio. Ho messo nell'insalata le uova, un po' di salsina. Ma è buono. Comunque ragazzi, non sono buone queste palline. Io primo bacio ho dato un primo bacio a Timbro a 11 anni tipo. Però non era un vero bacio. Il primo vero bacio avevo 14 anni, penso. Proprio vero bacio, quello con la lingua, che ti fa schifo sempre la prima volta. E a quanti anni l'hai fatto per la prima volta? Ora? L'anno scorso, me. L'anno scorso, amore. No. Allora? Tenevo... Dario ha avuto molte donne, ragazzi. Tenevo 20 anni. Ero giovane, ero un ragazzino, inesperto. Io avevo 17 anni. Ti è perduto? La prima volta è sempre più drammatica, non è proprio come... Non ti sai muovere, non sai... Però... queste palline. Buone, si squagliano in bocca. Allora? Non capisci quello che sta... Cioè, non capisci quello che stai facendo, però trovi una cosa a disagio con la ragazza. Certo. Guardate, mio amore, mi sbuccia tutte le wasabi e me le mette nella stessa... Poi avevo la basket che non le volevo. Andiamo, te le stai mangiando tutti tu. E te non le volevo. Ancora. Ragazzi, hai visto? Dice anche le parole. Non ho detto, ho detto... No, vai a detto. Prendere... Non è vero, l'hai detto.
Così pure detto. Comunque ancora, ragazze, la prima volta non è mai proprio bellissima. Infatti io considero la mia prima volta non la mia vera prima volta, ma una volta che c'è stata dopo. La seconda. No, non proprio la, dopo qualche volta. Allora, se farete un figlio, come lo chiamerete? Senti, questa è bella. Wasabi. Ci sono tanti non belli. Tu come vorresti chiamarlo? Maschio. Maschio, femmina. Allora, femmina, Sara. Che poi la possono chiamare Sharon. No, Sharon non mi piace. Ah boh, Sara. Questi nomi americanizzati a me non piacciono. Non ho detto italiano, sono italiano, scuso. Sara, ma femmina. Sara è bello. Maschio, Mirko, Gabriele. No, Gabriele no, è l'arcangelo. L'arcangelo, ok, Mirko no. Mirko no, che okay, Mirko è... Chi smidisce? Chi smidisce? No. Perché è così bello? No, no. Non mi sei troppo sfottere, chi smi dice, oh, io Pasqua. No, no, è bella, ma questo non l'ho controllato per lui. Ma dolce sempre. Allora non puoi chiamarti carità dolce, se no poi sei scontata. Scusa, se sei dolce, sei dolce. Allora, dammi qua, io vorrei sapere, ci dice Miki, dammi amore, vorrei sapere quante volte alla settimana lo fate, e non parlo di mangiare sushi. Tutti i giorni. Ma che curiosone queste ragazze, ma dai, possiamo mica rispondere a queste domande. Come lo fate voi, lo facciamo anche noi. Abbastanza, direi. Quanto basta come sale nella pasta, quanto basta? Bene, amore. Yes. Avete intenzione di sposarvi entro 2 anni? Finalmente la mia tartarina, ragazze. Io adoro. Ragazzi, è tutto imprevedibile, può essere 1 anno, 2 anni. Tutto è una cosa che non si. Beh, lei ha chiesto però, scusa, detto, avete intenzione di sposarvi entro 2 anni? Sì, comunque sì. Entro 2 anni significa anche prima. Entro. Vi voglio a tutti al nostro questi spegni la telecamera. No. Credo che tu sia l'esempio di una persona che lavora continuamente per migliorarsi in svariati aspetti. Ma hai mai pensato di iscriverti all'università? E se sì, cosa ti interessa? Ti stimo molto. Sei un'ispirazione e un bacione. Ti ringrazio, Zina Love Nails 4. Io sono già iscritta e anche laureata. Concedo 10 lode all'università. Quindi ho già dato in questo senso, ho fatto anche una facoltà che mi piaceva tantissimo. Però se dovessi decidere di riscrivermi all'università, sì, non è esclusa come cosa, perché a me piace tantissimo studiare e informarmi su cose che mi piacciono. Ecco perché a me è piaciuta tantissimo l'università. E poco il liceo, perché al liceo mi trovavo a fare delle materie che io a cui non ero interessata, quindi per obbligo, e non mi piacevano. Invece all'università, che ho scelto la facoltà che mi piaceva, studiavo cose che mi interessavano e avevo sempre il massimo dei voti perché mi piaceva tantissimo. Come facoltà sceglierei di fare sicuramente qualcosa a che fare sempre con le scienze, vabbè, cosmetologia, qualcosa e anche qualcosa a che fare con la nutrizione, che perché mi piace tantissimo mangiare. Ottimo. Ci si fa in palestra per tenerti così in forma, e quante volte vai a settimana? Adesso risponderà Dario. Ragazzi, va quasi tutti i giorni e fa esercizi con panino, Nutella e magra. Anche se non va in palestra, è sempre magra. E mio amore è fortunato. Sono un ragazzo fortunato. Dario mi odia perché lui ha metabolismo lento. Di genetica, posso ingrassare. E io mangio tantissimo più di lui e lui mi odia perché lui ingrassa. Io odio, no. Io dico, io mangio e lui ingrassa. Basta, ma non mangia perché sta facendo ingrassare. Scusa, vabbè. Che esercizi faccio di solito in palestra, vogliono sapere? Fa per i glutei. Per i glutei. Per i glutei.
per il glute, per finire per il glute. Fammi amore, e se spinta la telecamera. Allora, faccio come sta allenando, lui dice che sono spalle, petto, schiena. E lui dice tu? E io dico gambe crude. Gambe crude. Però, non scherzando, alleno anche la parte superiore. Anche però, braccia, fa spalle. No, è importantissimo per le donne, raga, sì. Perché vi molto spesso vi slancia la figura, sia che voi abbiate un punto, per esempio non ho il punto vita, allargare la parte di sopra mi fa sembrare più col punto vita, sia che voi abbiate i fianchi larghi, allenare la parte superiore vi fa sembrare più set, quindi sì, allenatevi sempre ragazzi. Poi è bellissimo, io adoro allenare le spalle, è troppo bello quando la donna ha la spalla pronunciata. Ui, vuoi uscire con me spalla? No, no, è bello veramente. E amore, sto scoppiando, basta, ma non mangiare più amore. Poi dopo di stanotte. Basta. Va bene. Basta, amore. Questo è porno. Basta, amore. La sforma. Ragazzi, abbiamo finito. Ragazzi, adesso incominciamo di nuovo. Ragazzi, anche questa volta ci siamo sfondati. Sfondati, ragazzi. Sto tipo morendo, abbiamo mangiato 200 euro di sushi. Siamo dei fenomeni, ragazzi. Mi sento tipo fenomenale. Con la glicemia alle stelle. Molto felice. Molto felice di... Tanti commenti, tante domande per il prossimo video mukbang. Guarda, E soprattutto tanti spollici in su per tanti spollici in su, vai. Ma perché io quando mangio tanto mi sento tipo tutta drogata, felice, l'euforia, mi sento così bella. Ah, sì, spollici. Oh. Spollici. Ciao. Ciao. E chiappa. Io continuo a mangiare. Lei continua. Castro.